quando la poesia prende voce. Rubrica poetica a cura di Leone Antenone. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta galera. Si spreca la luce, si passa la cera sopra il silenzio di questa preghiera. Poca carta, quando la poesia prende la voce. Poca carta. Oggi con noi c'è il poeta Riccardo Papaleo. Conosciamolo. Carta. 5 lettere, 5 domande all'autore. Ciao Riccardo. Ciao. Senti, poi iniziamo subito con una domanda a bruciapelo, di quelle proprio gagliarde. Sei un artista e leggendo quella di te scopro che la tua creatività esce allo scoperto solo da una decina d'anni. Cosa la sveglia? Ma la sveglia, la voglia di svegliarsi. Cioè, la voglia di darsi una svegliata. Si sveglia pure lei e cerca di, non so, parlare alla gente. Di emergere. Sì, di emergere, vuole venire fuori perché, non so, sembra quasi che è stata sopita per tanto tempo. Sopita dietro qualcosa che non è mai stato vero. Allora c'ha bisogno un po' di verità, allora è uscita fuori l'arte. Un letargo. Sì, sì, un letargo. Che esce dal letargo. Senti, e per favorire questo, diciamo, questo uscire dal letargo, hai messo su un blog dove possiamo leggere sì, la tua poesia. Dici e dacci le coordinate per leggerti. Allora, il blog si chiama RK Natural Dementia, scritto Dementia. E si trova facilmente su Google. E, vabbè, il blog praticamente che fa? Sopperisce a questa voglia di comunicazione. A questo letargo. Esatto, questa è la valvola di sfogo. È il tuo ghiro, diciamo. Sì, è il ghiro che si è svegliato, il blog ghiro. Senti, adesso un'altra domanda d'obbligo che faccio a tutti quanti i poeti che ospito in poca carta. Perché hai deciso di scrivere poesia? La poesia è un mezzo eccezionale perché ti permette di comunicare velocemente e arrivare con molto impeto verso le persone. Cioè, l'ascoltatore della poesia non è l'ascoltatore della narrativa. La narrativa ti porta di culla leggermente verso quello che è l'argomento. Invece la poesia è molto diretta, è molto poco artefatta, è uno schiaffo. È sintetica. Sì, è sintetica, esattamente. Non come i pile o magliette particolari no, di no, Rigra, no. È sintetica perché proprio arriva subito al nocciolo. Senti, allora, l'altra domanda che volevo farti era, in realtà ce ne sono due. La prima che non ho programmato, perciò non so come reagirai a questa domanda, però io te la faccio. E so che, diciamo, nel web hai un nickname, Ferro Lupus. Adesso, come da bravo giornalista rompiscatole, voglio sapere perché hai scelto questo nick, no? Questo Ferus Lupus. Guarda, questa è una cosa che si riscontra probabilmente anche in cose che ho scritto. C'è stato un periodo della mia vita in cui, non so, avevo molto, molto bisogno di ritoccare la natura con le mani. E darmi questo nome di Ferus Lupus, che vuol dire praticamente lupo selvatico, non tanto per il lupo, ma proprio per la sua natura. Per questo ritorno alle origini primordiali. Sì, sì, ritorno un po' più alla terra, un po' più alle cose semplici, alle cose poco artefatte, diciamo, poco manipolate, cose più naturali, emanazioni della terra, io dico che siamo, ecco. Senti, l'ultima domanda che volevo farti, che siamo arrivati già a 5, è che faccio, diciamo, a tutti i poeti, perché solletico il loro estro, è sapere se hai progetti poetici, libri, raccolte, video. Guarda, CD. Adesso è sempre un gran casino perché perché sì, di progetti ce ne stanno sempre tanti, soprattutto nella mia testa, nella mia vita, ci stanno sempre un sacco di progetti. Alcuni vanno in porto, altri diventano altro. Al momento, sì, al momento sono pieno di progetti perché sto concludendo due romanzi. E poi ho avviato un progetto col mio vecchio gruppo musicale, che prima facevamo punk, eravamo dei ragazzini in una saletta e facevamo solo rumore. Adesso invece ci siamo affinati un po' di più con gli anni, diciamo, gli strumenti si accordano e meglio. Il rumore è diventato meno rumore, per non essere troppo bello. E c'è questo progetto di musicare alcune poesie e farà parte di uno spettacolo più grande che
che poi potremo leggere sul tuo blog quando sarà assolutamente chiunque vorrà saperlo, insomma, spargerò la voce per bene. Metro Boy risuonerà nel web. Ok, perfetto. Senti, allora adesso arriva, come dire, il nocciolo, come dicevamo prima, della questione, quindi preparati e... carta, 5 lettere, 5 poesie dell'autore. Allora, questa qua si chiama La serie di Fourier ed è basata su sull'idea, appunto, cioè è molto scherzoso, perché La serie di Fourier è una cosa matematica molto seria che io conosco pochissimo. Però io purtroppo gioco molto con le parole, allora vado molto per assonanze. Allora, Gli infuriati di Fourier mi piaceva molto, questa serie di persone che stanno sedute e fanno il loro lavoro, vanno in ferie, sono contenti, pianificano le cose. Cioè, sì, è tutto normale, perché in una società normale uno vuole che queste cose vengano fatte. Ma io ancora ci faccio a botte. La serie di Fourier. Siamo un semiconduttore, un attore digitale della nuova costruzione, della costrizione media che ci vuole ad una sedia ben legati e amalgamati. Fieri in ferie, gli infuriati di Fourier. Le serie delle nostre aberrazioni sono scalpiti e bagagli scoppiati e scoppiettanti. Omologati e amati, d'esser sempre più banali, somigliamo, somigliandoci, alla folla che contiene beghe e pene, male e bene, gogne e catene, sogni e chimere. Pixel giganti che abbagliano il mondo con un monitor giocondo che colora tutto intorno con i suoni che davvero. A matrici punto zero affidiamo le traiettorie dei petardi guerraioli ed i gusti, i piaceri, i doveri, le nostre affermazioni, le opinioni. E scambi anonimi, oscuri accoliti, legami insoliti, tragitti anomali, amori platonici, organismi plutonici, orgasmi atomici, pasti diabolici dentro gli stomaci, coi succhi gastrici a digerire queste aliene materie. Lo puoi vedere, chiaro e senza macerie. Siamo in serie, siamo in serie, siamo in serie. Proprio canta. Questa invece è una cosa un po' più leggera. Prende un po' in giro il modo di fare di certi telegiornali. Però si chiama Avvertenze per il mondo di Tralala. Non si mettono le dita nei palinsesti. E molesti si deve essere sempre, anche nei giorni dispari. Se accartocciate carte dopo averle scritte fitte, e soprattutto se il vostro pennello di pelo di cane non trastulla più il colore come faceva un tempo, è ora di farsi una doccia ed un volo dal balcone. Non è assolutamente consentito abbassare i reni e le tasche devono contenere scatti e lampi di genio. È indispensabile portare con sé una salvietta umidificata, ben asciutta, e soprattutto, se le vostre mezze maniche non coprono a dovere, accorciatevi la barba. Se dovesse appollaiarvisi il mento, non disperate, potreste sempre disincantarlo con una priscatole a chiocciola, e se le rondelle del grande ingranaggio si dovessero mai fermare, metteteci del sedano tagliato sottile. In caso di spremute d'arancia, ci sono le cannucce a tenuta stagna, con le quali potrete facilmente iettare i seggiolini sui quali tenete le vostre bacinelle piene di muschio. Non vi impressionate troppo davanti ai tulipani, poi si spaventano e se ne vanno. Se trovate una forma alle nuvole, non diteglielo, poi ci credono. Ecco, questa è un'idiozia. Vabbè, che ha il suo senso. Sì, vabbè, io lo chiamo idiozia perché... O il suo non senso. Esatto. Vabbè, il non senso è quello che volevo dare alla sua satira, perché alla fine ci sono un sacco di regole strane che dobbiamo seguire, tanto strane. Proprio canta. Questa invece l'ho scritta un po' di tempo fa, proprio quando ho cominciato quei sonetti romaneschi, che sono quelli per cui ci siamo anche conosciuti, sì, a sì. Te. E questa si chiama Karma. M'accorgo che col tempo me maturo, che non è un fatto strano di sicuro, ma quando guardo chi se incazza solo, io pio e fischio come un usignolo, sicché c'è certa gente fumantina che strilla dalla sera alla mattina. Io ce lo so che il mondo è una catena, ma siamo attori, presto, andiamo in scena. Fratelli miei, ci vuole un po' di karma, saper usare la fede e l'intelletto, buttare la rabbia che è una brutta arma.
ma senza smette de pià de petto, chi ce mantiene schiavi e pecoroni. Se legge carmi, non vuol di coglioni. Ci vuole il giusto karma. Ci vuole un po' di karma. La vita va presa con karma. Quest'altra invece la scrissi parecchio tempo fa. L'ho dedicata, diciamo, a un qualcosa che non è andato a buon fine. Non so se era un amore, se era un'illusione, non lo so. Però non è andato proprio bene. E questo è l'esito. Si chiama A sangue freddo. Agonizzante, muovo un altro passo verso nord. Mi hai colpito, sanguinolento, vago. Passo un passo avanti e l'altro mesto lo rincorre presto. Inciampo, per via d'un sasso stronzo che stava ben nascosto. È un campo d'anime morte, questo scampolo di vita. E ad ogni passo falso un'inciampata, una caduta. T'avessi detto prima quel che sono, t'avessi rivelato la perfida natura, che a zoppicar son solo, eppur mi duole andar cercando aiuto altrove. Del tintinnar dei lenti giorni che farmene non so. Associo amori a lampi d'emozioni appese ad un sorriso, a manto di mistero il più palese dei ricordi, dove tu, fuggitiva, e io rincorro un cielo pieno di corvi. Ed è lì, nel camminar che più m'è caro, che mi spari. Al petto un buco aperto da cui sgorga lento un fiotto. Gridare io vorrei, l'anima mia, più non posso, ed il freddo mi copre le movenze più banali. Siamo in fondo tutti uguali, tra uomini e animali, tra bestie e vegetali. C'è vita in ogni gesto e in ogni dove, e tutto questo sangue sulla neve la scioglie. È un rosso ricco di disperazione. Sì, uno è appeso, no? È appeso a un filo, poi si può pure scendere o cascare, no? Si può pure cascare, sì. Vabbè, sì. Ognuno casca poi a modo suo, no? Certo. E poi c'è chi sprofonda, chi si fa un graffio. Ma poi c'è sempre la possibilità di risalire, c'è sempre la scaletta per risalire, no? Sì. Proprio canta. Questa invece si chiama L'insalata. L'insalata è un po', ecco, una cosa ironica, una cosa, uno scherzetto che mi piace fare ogni volta che leggo, perché... Poi il sottotitolo di questa dovrebbe essere per non prendersi troppo sul serio. Oggi sono ito in cucina. Ho aperto un barattolo che stava in frigo e dentro c'erano sott'olio due parole. Meravigliato, mi sono un po' stupito de trovan fresco sta frase che avevo seppellito. Ci avevo fatto il sugo. Così ho aperto la credenza e dentro, pensa, ci stavano certe scatolette piene di lettere. Ci ho fatto un'insalata. E al posto delle spezie ci ho messo apostrofi, consonanti, congiunzioni e virgolette, frasi nuove e frasi usate. Ho impugnato con una mano due forchette e mi sono fatto sto bel piatto de stronzate. Allora ringraziamo Riccardo di essere stato con noi, la sua sensibilità poetica, la sua satira, la sua ironia. Grazie a voi, è stato molto, molto piacevole. Adesso io volevo salutare Riccardo, che poi è Lupus, io sono Leone, lui è Lupus, con una scartaccia dedicata per l'appunto a... A una delle tante case che gli uomini danno alle bestie. Poca carta. Oh my god. Quando la poesia prende voce. La fattoria. Ecco la fattoria dell'animali. La lega dell'occhetta maschilista, l'alleanza del gallo qualunquista, la loggia delle scrofili maiali, il patto dei risorci liberali, il circolo del micio socialista, l'unione del somaro progressista e l'ente degli brocchi radicali. So tutti così attenti alla gestione che con una propaganda ragionata e con qualche promessa d'occasione se stecchino li voti alle elezioni. Ma quando se sono fatti la magnata, so tutti attenti a fa la digestione. Poca carta. Quando la poesia prende voce. Poca carta. Rubrica poetica a cura di Leone Antenone. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta galera. Si spreca la luce
si passa la cera sopra il silenzio di questa preghiera.